Si chiamano profezie che si autoavverano. Si tratta di previsioni che si realizzano per il solo fatto di essere state espresse. Predizione ed evento sono quindi in un rapporto circolare, secondo il quale la predizione genera l'evento e l'evento verifica la predizione. Questo succede per due motivi. O ci troviamo di fronte ad un'effettiva capacità divinatoria, oppure l'individuo che predice il futuro ha un potere materiale così esteso da poter muovere le pedine in funzione della previsione. Era il 18 ottobre del 2019 quando l'Università americana Johns Hopkins, la Bill e Melinda Gates Foundation e il World Economic Forum avevano organizzato la cosiddetta esercitazione Event 201, una simulazione di una pandemia da virus respiratorio. Due mesi dopo è stato certificato il primo caso di SARS-CoV-2 in Cina. Non contenti, nei mesi successivi, personaggi che erano presenti a quell'esercitazione hanno parlato a più riprese della possibilità dell'emergere di un nuovo virus, più pericoloso del SARS-CoV-2. Tra i principali profeti di nuove sventure c'è stato sicuramente Bill Gates. Gennaio 2022, in un'intervista rilasciata al Financial Times, il fondatore della Microsoft aveva preannunciato un futuro di pandemie. Stiamo vivendo in quella che penso sia un'era di epidemie e pandemie più frequenti e complesse. Maggio 2022, Bill Gates ci riprova, questa volta pubblicando addirittura un libro dal titolo profetico, Come prevenire la prossima pandemia. Quindi la domanda non è più se ci sarà un'altra emergenza, ma quando e come sarà. Il fondatore della Microsoft ha già la risposta pronta, che gli farà fruttare miliardi di dollari, come è successo con il SARS-CoV-2 e come è denunciato da un'inchiesta del quotidiano Politico. La data della prossima emergenza potrebbe però essere molto più vicina di quanto si pensi. La Johns Hopkins University e la Bill e Melinda Gates Foundation l'hanno rifatto di nuovo. Un'altra esercitazione in vista della prossima pandemia. Si chiama Catastrophic Contagion, un nome non di certo incoraggiante, e ha riguardato lo scoppio di un'epidemia inizialmente localizzata, ma che si potrà tramutare rapidamente in una pandemia, con un tasso di mortalità più elevato rispetto al Covid-19 e con la capacità di colpire con particolare forza bambini e giovani. L'esercitazione si è svolta in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ente che ricordiamo essere finanziata a maggioranza proprio dalla Bill e Melinda Gates Foundation. Oltre ad aziende private ed enti sovranazionali, hanno partecipato anche i ministri della sanità di alcuni paesi africani e asiatici, tra cui Senegal, Ruanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapore e India. È un po' come se con questa simulazione si volessero superare i limiti del Covid-19, tra cui la bassa letalità, la pressoché nulla pericolosità tra i giovani e l'assenza di letalità rilevante in alcune parti del mondo, come per esempio il continente africano. Gli organizzatori tengono a sottolineare come queste simulazioni rappresentino la normale prassi di chi vuole trovarsi preparato al peggio. Tuttavia diventa difficile pensare bene quando la scorsa edizione è stata il preludio di una vera emergenza, da cui uno degli organizzatori ha tratto enormi profitti. E lo stesso organizzatore ha poi passato i mesi successivi nel sostenere l'imminente diffusione di un altro virus. Queste esercitazioni sembrano avere la stessa funzione dei cosiddetti esperimenti gain of function, ossia del potenziamento di virus già esistenti, pratiche che vengono presentate come prevenzione, ma che in realtà possono essere il preludio e la causa di sciagure imminenti.